E mentre attendiamo il ritorno di Suor Cristina Scuccia sul palco di The Voice of Italy verso la metà del mese di aprile, si scava sulla vita privata e sul futuro prossimo, almeno da un punto di vista musicale, della suora. Ricordo che la nuova Sister Act Made in Italy è trincerata in un rigoroso silenzio stampa dopo l'esplosione mediatica del suo personaggio. La vocazione di farsi suora sembra che Cristina l'abbia avuta nel periodo in cui recitava in un musical diretto dalla famosa attrice Claudia Coll, ex sex symbol di Tinto Brass, qualche anno fa. L'estate prossima, a fine luglio 2014, la suora deve confermare i suoi voti per consacrarsi come suora orsolina a tutti gli effetti. Molti dunque si stanno interrogando, chiedendosi se il successo ottenuto dopo solo 3 minuti di esibizione a The Voice potrà influenzare la sua futura vita religiosa. Potrà il successo nella musica disturbare la sua vocazione? Staremo a vedere. Intanto Suor Cristina è parte della squadra diretta dal coach Jay Hatz, con cui affronterà le fasi successive nel talent musicale e televisivo. Alicia Keys, autrice del brano No One, con cui Suor Cristina Scuccia ha spopolato qualche giorno fa, le ha fatto i complimenti, come anche la Sister Act ufficiale, vale a dire la simpatica attrice Whoopi Goldberg. Dato l'incredibile successo ottenuto sinora, 40 milioni di visualizzazioni con il video ufficiale di The Voice of Italy, alcune major musicali cominciano a bussare alla porta del convento della suora, con un contratto discografico nelle mani. E si parla anche di un ipotetico tour musicale mondiale. Cresce quindi l'attesa per vedere una nuova esibizione della suora siciliana.